a voi tutti per essere qui, davvero grazie ai capigruppo Patuanelli, al vicario Malan e ovviamente alla nostra presidente, alla mia presidente Bernini, Marcucci, De Petris, Unterberger, che fa parte della commissione femminicidio. Questo ha un significato di unitarietà e di volontà politica, di supporto al lavoro che noi vogliamo fare. È meglio essere chiari, noi stiamo parlando, stiamo cercando di affrontare un tema che riguarda tutti, è un tema davvero strutturale, come ha detto bene la Presidente Valente, e questo vuol dire che una donna su tre in Italia tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza. Parliamo ovviamente di segregazione, segregazione fisica o economica, parliamo di violenza, di maltrattamenti. Parliamo ovviamente di femminicidio, parliamo di un fenomeno grave e diffuso ed è ancora più grave, come ha sottolineato la Convenzione di Istanbul, perché? Perché i maltrattanti nell'80% dei casi sono il partner, l'ex partner, il fidanzato, un familiare. E quindi parliamo di un fenomeno che sta molto vicino alle donne e che le accompagna con grandissimo dolore tutti i giorni della loro vita. E quindi affronteremo il tema con massima serietà, cercando di partire da ciò che funziona bene già oggi in Italia, ciò che funziona bene in Europa. E parlando di protezione, ci ispiriamo alle reti di protezione. La Convenzione di Istanbul ci ha suggerito un sistema integrato di protezione, e quindi ci ispireremo a uno dei migliori esempi che ci sono, che è quello appunto Scotland, il famoso metodo Scotland, e poi lavoreremo su un altro tema che ha caratterizzato una rivoluzione copernicana della Convenzione di Istanbul, che è guardare anche non solo alle vittime, ai ragazzi, ai figli, alle vittime, ma soprattutto a coloro che hanno comportamenti violenti. Noi siamo convinte che il fenomeno della violenza diminuirà, scomparirà, solo quando ci sarà una ferma presa di coscienza da parte degli uomini che quel modello di comportamento non è attuabile. È sbagliato, naturalmente perseguibile penalmente, ma è un modello culturale che va abolito da un paese civile e democratico quale è l'Italia. E da questo punto di vista, io ne parlo per prima cosa perché mi sta davvero molto a cuore, noi sappiamo che c'è un progetto in Italia di rieducazione degli uomini maltrattanti, è un progetto che oggi è volontario. Noi vorremmo provare, con l'aiuto delle forze politiche, a fare un passo in più. Ci sono dei paesi in Europa che hanno posto l'obbligo di frequenza dei corsi di rieducazione degli uomini maltrattanti. Ecco, questo può essere un obiettivo. Così come può essere un obiettivo quello di fare in modo che l'approccio integrato alle vittime, già presente in alcune regioni, in alcune province, venga diffuso in maniera uguale, capillare, su tutto il territorio. Funziona. L'unione della sinergia tra forze dell'ordine, azienda sanitaria, assistenti sociali, centri antiviolenza naturalmente, psicologi, specialisti, aiuta ad avere un approccio integrato, una presa in carico totale della vittima e dei figli della vittima. Noi desideriamo che le persone dal primo momento fino a quando saranno in grado di ricominciare a percorrere la propria vita camminando da sole sulle proprie gambe vengano seguite a 360 gradi. Questo è un obiettivo molto importante. Partiremo dal territorio, faremo naturalmente delle visite, e vogliamo partire già il 16 aprile visitando un centro piccolo della periferia di Roma, si chiama Donna Lisa, è un centro d'accoglienza importante, ha dei laboratori in cui le donne possono riprendere in mano la propria vita, prendere consapevolezza di quello che sanno fare, di quello che valgono, accompagnano i figli a capire che c'è un modello di comportamento diverso. Noi sappiamo dai dati che i figli che hanno vissuto situazioni di violenza in famiglia
hanno la tendenza a riproporre questo comportamento, sia in termini di maltrattanti, sia in termini di abitudine ad essere vittima. Sono modelli di comportamento che dal nostro punto di vista devono essere cancellati dal nostro panorama democratico italiano. Quindi è un obiettivo importante quello che ci prefiggiamo, e per questo mi piace sottolineare, così come ha fatto bene la Presidente, la trasversalità, la collegialità, la sintonia che c'è all'interno della Commissione, che vogliamo mantenere, perché crediamo che solo unite, non solo all'interno della Commissione ma con tutte le reti nazionali che già ci sono, con le forze dell'ordine, con le aziende sanitarie, con gli enti locali, potremmo fare un buon lavoro e arrivare all'unico risultato che ci preme, cioè fare in modo che in Italia ci siano relazioni libere dalle violenze. Grazie a tutti.